Un saluto amici e benvenuti nel mio canale. Quest'oggi vi presento un dispositivo dal bassissimo costo di un marchio davvero interessante, perché parliamo di Sharp con questo modello C10, ovvero S2 Global, e una dotazione hardware davvero ottima: Snapdragon 630, anche se è un po' vecchiotto, Android 8.0, un pannello da 5,5 pollici con questo notch, che praticamente è un notch abbastanza presente, come può essere magari quello dell'Essential Phone, un pochettino più evidente, e questo formato 17 noni che è un po' strano, tasti a schermo e il tastino con le impronte digitali comunque in dotazione, NFC, Type-C e una batteria da 2700 mAh con 4 più 64 giga. Davvero interessante, prezzo poco più di 100 euro, davvero incredibile. Acquistatelo, mi raccomando, con il mio link, così aiuterete anche il canale. Datemi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale e gustatevi questa bella recensione. Ed eccoci amici, benvenuti in questo nuovo video. Sharp C10, ovvero l'S2 Global, un dispositivo di una ditta che è davvero molto molto presente nei migliori schermi per display comunque LCD. Questo ha un display da 5,5 pollici IGZO con questo notch a goccia un pochettino presente, ma con una tecnologia comunque davvero ottima, sia per qualità che comunque per riproduzione dei colori. Forse un marchio un po' poco conosciuto per quanto riguarda gli smartphone, perché non produce direttamente, non vende direttamente in Europa. Questa è la versione internazionale Global, che trovate comunque nei miei link per l'acquisto, un prezzo di circa 110 euro per una dotazione davvero ottima. Andiamo a vedere intanto quello che contiene la scatola rapidamente. Mi raccomando, intanto cliccate su un mi piace, datemi un grande supporto perché ho bisogno anche di voi per crescere. Nella scatola c'è davvero comunque poca roba, perché abbiamo lo spillino per l'estrazione del vano SIM e comunque una cover in policarbonato abbastanza rigida. Io ho preferito prendere una in TPU nera, che comunque dà una buona protezione e anche più bella da vedere rispetto a questa, che protegge davvero poco. A livello di package, come vedete, abbiamo la spina EU con caricabatterie che esce con un rating di 5V 2A, quindi un 10W. Potete utilizzare questo con Quick Charge 4, quindi se avete un alimentatore Quick Charge 3 o 4 potete caricare la batteria da 2700 mAh, comunque rende davvero bene. Questo è il cavo Type-C e qui c'è l'adattatore per il jack audio, infatti qui non c'è il jack per le cuffie. Andiamo a vedere in dettaglio come si comporta questo dispositivo. Sensore di impronte frontale, il vetro è un pochettino, attrae un po' le impronte, quindi è poco oleofobico. La parte posteriore è in plastica. Questo formato da 5,5 pollici 17 noni si tiene davvero bene in mano. Il peso è circa 140 grammi. Andiamo a vedere le caratteristiche rapidamente: 141x72x7,9 mm, davvero poco spesso 140 grammi. Snapdragon 630, quindi vuol dire un processore che è migliore del 625 e ha comunque la versione 5.0 del Bluetooth. Abbiamo 4 GB di RAM DDR4, 64 GB di storage interno, espandibili con micro SD, quindi due SIM oppure al posto della seconda la micro SD. Android 8 ore, Wi-Fi dual band 5 GHz, Type-C come vi dicevo, e supporto a tutta la sensoristica, quindi sensore di luminosità, prossimità, giroscopio, bussola. C'è anche un piccolo LED di notifica blu qui in alto e c'è una fotocamera posteriore IMX363 buona comunque da 12 megapixel e un sensore secondario da 8 megapixel per lo sfocato. Il flash è un dual tone davvero potente e in la parte frontale abbiamo una fotocamera da 8 megapixel per i selfie, che comunque si comporta abbastanza bene. Quindi le caratteristiche sono queste.
C'è anche l'NFC, cosa davvero da non sottovalutare per un dispositivo del genere. Poco più di 100 euro, 464, forse il rovescio della medaglia è l'avere un Android 8.0, che ovviamente può essere una limitazione anche soprattutto per quanto riguarda gli aggiornamenti che non verranno rilasciati sicuramente dal produttore. La versione comunque è global, quindi banda 20 completa e tutto quello che potete desiderare da questo punto di vista. Abbiamo una qualità generale del pannello, del touch, della vibrazione, della chiamata davvero interessante. Io non ricordavo di avere comunque una qualità del genere, soprattutto su un dispositivo da 110 euro. Andiamo a fare una prova di chiamata. Benvenuto in Iliad. Sensori funzionano bene. Ricordiamo che la chiamata Sentite. È gratuita. Se chiami da Iliad, se chiami da altra rete potrai essere soggetto alle tariffe applicate dal tuo operatore. Molto forte. Davvero forte comunque anche l'audio, quindi buono il ritorno alla home. È possibile utilizzare anche il sensore di impronte, questo frontale, come gesture, quindi si può ritornare alla pagina precedente con una singola pressione, oppure si può fare uno swipe e andare al task manager, come si può anche tenere premuto per tornare comunque alla pagina iniziale. Quindi potete utilizzare anche nascondendo i tasti a schermo per se volete utilizzare il gesture con il sensore di impronte. Davvero comunque buono il pannello, una goduria per gli occhi. Vedete, anche questa, la luminosità non è al massimo. Se vedete la luminosità al massimo, davvero acceca, un IGZO davvero buono della Sharp, cosa che non è presente su molti altri dispositivi. A livello di torcia vedete, davvero potentissima, una delle torce forse più potenti che io sono riuscito a vedere in un dispositivo di questa fascia. Ottima quindi, come vi dicevo, queste prestazioni. Andiamo a vedere qualche screenshot per vedere le prestazioni. Memorie eMMC 5.1, buonissima la prestazione in lettura e scrittura. Il dispositivo ha uno Snapdragon 630, quindi ovviamente si avvicina allo Snapdragon 625, forse leggermente superiore, ma non nulla di che, quindi un processore medio gamma che ormai sta un pochettino lasciando un po' la strada agli altri dispositivi del 660. Infatti 89.000 punti di AnTuTu è un basso di gamma ormai, perché riesce a sconfiggere solo il 14% degli altri smartphone. E l'NFC è presente, quindi Android Pay riesce ad essere utilizzato, perché qui c'è tutto il safety net già previsto, e quindi non ci sono problemi sicuramente a livello di compatibilità. Grossissima, ottima cosa anche da questo punto di vista le DRM, quindi level 1 come security, permette di visualizzare i filmati in Netflix piuttosto che Amazon Prime con il formato Full HD, cosa davvero interessante. Questo è un test che ho fatto con Iliad, quindi 27 mega in download, ma davvero comunque è un ottimo dispositivo per tutto. Ottimo anche la possibilità di andare a gestire tutto quello che è il sistema, anche le suonerie differenziate, wifi dual band, tasti con la gestione delle notifiche e altro, impostazioni possibili di la gestione dei soft key, rilevamento del volto, impronta digitale, batteria con ottima comunque durata. Io non pensavo di avere un risultato della batteria di questo tipo, soprattutto 2700 mAh, pensavo fosse un po' limitante per un dispositivo del genere. A livello di foto, l'app fotocamera è davvero ben fatta. Ho visto che c'è uno scatto molto veloce, anche c'è la modalità della gestione, c'è la possibilità di andare a gestire molte funzionalità extra, quindi il picture in picture, l'artistico, il timer, gli effetti vari, filigrana e anche modalità bellezza e panorama, oltre a una modalità pro che vi permette di andare a gestire gli ISO, l'apertura dell'otturatore, quindi la gestione anche di quelle che sono le aperture focali, che cosa che non è presente sicuramente in altri dispositivi. A livello di selfie, 8 megapixel come vi avevo detto, sicuramente non male. Anche qui c'è la possibilità di mettere il filtro bellezza e altre comunque funzionalità per quanto riguarda lato scatto e altro, quindi un dispositivo che senz'altro è davvero ottimo. A livello di gestione delle video, potete utilizzare un video con risoluzione fino a Ultra HD, quindi un 4K fino a 30 frame per secondo, cosa che è davvero interessante per uno smartphone da meno di 120 euro. Quindi in sostanza questo mi ha convinto. Andiamo a vedere un attimino una navigazione, anche per farvi vedere a livello di navigazione con il browser. Apriamo a schermo desktop.
questo ovviamente non ha problemi, non si impunta, ha un'ottima fluidità, davvero anche a livello di digitazione è molto molto rapido, non ci sono impuntamenti, un pannello da 10 tocchi di indubbia qualità, quindi qui ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Andiamo a vedere YouTube a livello di filmato, a livello di audio, a aprire un audio, un video 4K. Qui in YouTube vedrete comunque, e nei video in generale, una particolarità per cui potete andare a vedere il filmato non ingrandendolo o rimpicciolendolo, ma andando a tagliare quelle che sono le parti extra, quindi soprattutto del notch, quindi audio comunque molto buono, massima qualità fino a 1080p, angoli di visione davvero un pannello, guardate che angoli di visione davvero ottimo dal mio punto di vista, soprattutto per quanto riguarda la visibilità al sole, ottima luminosità. Andiamo a diminuire un po' la luminosità per farvi anche apprezzare un po' meglio il cambio di luminosità del pannello. Andiamola a mettere al massimo. E colori riprodotti davvero bene, audio riprodotto davvero bene. Andiamo ad abbassare perché qui è davvero accecante la quantità di luce che riesce a emettere questo bel pannello. Tutto fluido, ci sono tutte le applicazioni principali di Google, niente app particolari o spia o altro, c'è un'applicazione note, ci sono degli sfondi particolari e c'è comunque l'applicazione standard di gestione dei file, galleria e pochissimo altro, quindi il sistema davvero pulito e davvero velocissimo da questo punto di vista. Un dispositivo che mi ha convinto soprattutto perché è davvero maneggevole, davvero compatto, parliamo di 141 come vi dicevo, quindi una altezza di un dispositivo con questi 5,5 pollici che lo fa diciamo sembrare un dispositivo da 5 pollici, quindi comunque ottima grip, ottima tenuta e con la cover sicuramente migliora ancora di più. Per il momento è tutto, farò un approfondimento comunque anche a livello foto per farvi vedere un po' quelle che sono le caratteristiche e un confronto con altri dispositivi che sono arrivati nel frattempo, che sono comunque dei basso di gamma che ho voluto prendere, sconosciuti e che magari possono fare la felicità di chi non vuole spendere una fortuna su uno smartphone, ma avere comunque un prodotto di nicchia, poco conosciuto, ma che funzioni comunque degnamente. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, se il video vi è piaciuto datemi un bel like, condividete, iscrivetevi al canale, commentate, aiutatemi a crescere, grazie, alla prossima!